Finalmente Expo 2015 è partita, oltre 500.000 gli italiani e gli stranieri anche che l'hanno visitata. Noi torneremo sul tema Expo nella sezione della casa che apre la puntata di oggi dei vostri soldi. Ben ritrovati a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici, siamo pronti per una nuova puntata della nostra trasmissione che è la prima dedicata interamente ai temi della finanza personale. Parleremo, dicevo, di casa nella prima parte, parleremo di conti correnti, come sempre in questo giorno della settimana, la seconda parte. Vi ricordo che potete scriverci, inviateci un sms, il numero è 366-6282-858. Vi ricordo il nostro canale Twitter che vi svela in anteprima gli argomenti della nostra trasmissione, chiocciola i vostri soldi, la nostra email, i vostri soldi, chiocciolaclass.it. Per chi non fosse ancora follower dei vostri soldi su Twitter, ecco il sommario della puntata di oggi. Nella prima parte dicevo casa. 15 finalmente è partito. Come fare per trovare un alloggio nel capoluogo milanese? Esattamente quanto costa in questo momento e qualche consiglio pratico per chi avesse una stanza in più da affittare. Sempre nel mondo della casa torneremo su un interessante studio di Confedilizia. Dice che in 3 anni le tasse sugli immobili sono salite del 178%. Ma allora ha senso in questo momento comprare magari una seconda casa per affittarlo? Sentiremo dalla voce dei nostri ospiti esattamente qualche consiglio pratico. Seconda parte invece, lo dicevo, conti correnti nella nostra puntata di oggi. Sono tantissimi che dialogano con la banca via cellulare oppure attraverso i call center o attraverso semplicemente un click del PC. L'addio allo sportello bancario e alle porte? Sentiremo anche in questo caso, nella seconda parte, la voce dei protagonisti. Protagonisti che in questa prima parte, per quanto riguarda il mondo della casa, sono qui a Milano il dottor Marco Grumetti, che rappresenta la FIAIP. Ricordo lui essere il presidente provinciale FIAIP di Milano, la federazione proprio degli agenti immobiliari. Benvenuto presidente Grumetti. Buongiorno a tutti. Un graditissimo ritorno davanti alle telecamere dei vostri soldi, l'avete già inquadrato, l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, che partecipa proprio la prima volta davanti ai vostri soldi con la sua nuova carica, quella prestigiosissima di presidente di Confedilizia. Benvenuto allora presidente. Grazie, buonasera. Arrivo da lei tra pochi istanti, prima però Milano batte Roma con l'avvio dell'Expo, quindi cedo la parola al presidente Grumetti per chiedergli. Ci sono tante piattaforme che sono partite proprio con Expo 2015, che finalmente è iniziata, insomma ne stiamo parlando ormai da tanti mesi, e servono queste piattaforme per aiutare chi cerca un alloggio nel capoluogo milanese. Ci sono stime favolose, 22 milioni di biglietti, e l'obiettivo che ha detto il premier Matteo Renzi per questa Expo partita lo scorso 1° di maggio, per chi volesse cercare alloggio a Milano, anche voi avete realizzato una piattaforma. Che cosa si tratta e soprattutto quanto costa in questo momento affittare una casa per andare poi a vedere l'Expo? Allora, la piattaforma nostra che abbiamo lanciato si chiama cercacasa.it, è una piattaforma dove vengono inseriti gli immobili di ogni genere, sia per la vendita che per la locazione, in questo caso anche per la locazione temporanea. Temporanea cosa si intende? Pochi giorni anche? Pochi giorni, a seconda delle necessità, lì ci si adatta un po' alle esigenze del mercato, del cliente che li cerca. I prezzi, per rispondere alla sua domanda, vanno dai 50 ai 100 euro al giorno, a secondo della location e a secondo anche della qualità dell'immobile. C'è stato un boom di richieste proprio a ridosso del 1° di maggio? C'è stato un boom di richieste perché man mano che Expo va avanti, man mano arriva sempre più richieste, e credo che sia anche dovuto a un iniziale pessimismo su Expo che invece, grazie a Dio, gli italiani, grazie al nostro stellone, abbiamo superato. Quindi abbiamo detto 50-100 euro, questo dipende in realtà dalla location, immagino, però che location? Perché avere la casa in centro, in Duomo a Milano, magari è meno conveniente di chi ha una stanza libera vicino a Ropero. Diciamo che appunto la differenza è data proprio non dalla vicinanza a Pero, perché poi la gente ama vivere anche la serata oppure passare allo shopping, per cui stare in centro è sempre comunque preferito, perché poi permette le attività alternative non necessariamente correlate ad Expo. Magari proveranno anche i nostri ottimi ristoranti, anche la parte storica della città, che comunque, che se ne dica, è molto apprezzata. Ha già visitata l'Expo, Grumetti? Io non ho ancora avuto il tempo, andrò senz'altro più avanti. Sentiamo se il presidente Spaziani Testa ha già visitato l'Expo, essendo lui a Roma magari è più difficile. La visiterà, presidente? Senz'altro, ancora non l'ho fatto e sarà sicuramente interessante
visitare questo luogo, insomma, in cui sono tanti gli spunti che si possono avere anche per la nostra attività. Allora, a proposito dell'attività immobiliare, commentiamo subito uno studio che voi avete rilasciato nei giorni scorsi e che è davvero impressionante sul fronte dell'aumento delle tasse sul mattone. In 3 anni, scrive proprio l'ufficio studi di Confedilizia, il mattone è stato tassato del 178% in più e questo ovviamente pone un grosso problema per chi volesse comprare la casa anche semplicemente per affittarlo oppure insomma ci volesse andare a vivere. Questo non rischia di frenare fortemente la ripresa del mattone, che invece abbiamo notato anche dai dati ABI che sono stati rilasciati questa mattina sul fronte dei mutui nel primo trimestre 2015, addirittura notiamo un più 50%. Allora, cosa sta succedendo, Spaziani Testa? Ma quello che noi abbiamo voluto mettere in evidenza ancora una volta è il fatto che l'aumento che c'è stato in questi anni è senza precedenti, e abbiamo voluto mettere in evidenza, l'abbiamo fatto anche di fronte alle commissioni bilancio di Camera e Senato parlando del DEF in audizione sul documento di economia e finanza per il 2015, abbiamo voluto mettere in evidenza che persino nel 2014 è ancora aumentata la tassazione, mentre spesso si fa riferimento solo al periodo tra il 2011 e il 2012 e 2013. Anche nell'ultimo anno rilevato c'è un aumento di tassazione. Questo, come diceva, inevitabilmente crea effetti negativi a tutto andare e anche al di là del settore immobiliare. I dati dell'ABI, che anche oggi, insomma, incoraggianti, che sono stati diffusi, vanno e andrebbero, insomma, meglio dettagliati per capire quanta parte di questi mutui è veramente la realizzazione di nuovi contratti e quanto invece, e mi sembra che anche in questo caso non sia stato specificato, sia rinegoziazione o surroga. Sta di fatto che l'investimento in immobili da locazione, che era il discorso che faceva lei prima, è ben più difficile da, diciamo, che si riprenda rispetto invece all'acquisto di un immobile per l'uso personale delle famiglie. Infatti, quanto rende invece, allora, anche in onore al fatto che lei è a Roma, insomma, finita Expo, poi inizia il Giubileo 2015, il Giubileo straordinario, affittare casa a Roma e poi affittare un ufficio? Perché proprio dal vostro studio emerge che ormai rende sempre meno complice, appunto, questa tassazione monster sul mattone. Eh sì, in effetti Expo e Giubileo o altri eventi di questo tipo sono meccanismi che drogano il mercato, tra l'altro lo drogano in specifici settori, aree e periodi. Se lo faranno, poi può essere che non lo facciano più di tanto. La realtà vera dell'Italia intera è ben altra, e anche questa noi abbiamo voluto porre all'attenzione anche, ripeto, del Parlamento, e cioè non solo l'analisi dei grandi numeri, 9-25 miliardi, che a volte non colpiscono chi deve essere colpito, cioè chi decide, ma i riflessi sui singoli. Noi abbiamo fatto un esempio eclatante, che è quello di un proprietario vero, verificabile, in carne e ossa, di un negozio nel centro di Roma, zona Monti, Rione Monti. Arriva a pagare il 78% di tasse sul canone virtualmente ritratto dall'immobile, una cifra, una percentuale alla quale poi vanno aggiunte le spese di manutenzione, di ristrutturazione. Siamo a questi livelli. Sull'abitativo la differenza è leggera, è piccola, nel senso che si arriva comunque a vedersi, diciamo, prosciugato il canone ben oltre il 50% e quasi a circa il 60% da imposte locali e nazionali. Serve un'inversione di tendenza per rendere effettivamente redditizio l'investimento in immobili, altrimenti le conseguenze sono notevoli. Soprattutto teniamo a dire, in questo periodo, quando si sta preparando la local tax, sulla quale credo potremo tornare, soprattutto
per gli effetti che si hanno sull'affitto. Adesso arriviamo alla local tax, Presidente, però scusi, sull'immobile a uso abitativo non c'era cedolare secca, insomma ci avevano un po' illuso che adesso sarebbe stato più semplice, una tassazione decisamente più leggera, ci sta dicendo di no invece? La cedolare secca, come ricorderà, è stata introdotta a metà del 2011 dopo lunghe richieste, soprattutto da parte della Confedilizia, tengo a ricordarlo. Pochi mesi dopo è arrivata la mazzata dell'IMU. La cedolare da sola, senza l'introduzione dell'IMU in quei termini, con l'aumento del 60% della base imponibile, avrebbe prodotto effetti considerevoli sull'economia in genere e comunque sul settore immobiliare e sull'affitto in particolare. Quegli effetti sono stati di molto, ma di molto attenuati, se non annullati, dal carico che quasi contemporaneamente è stato imposto a livello di tassazione locale patrimoniale. Quindi la cedolare secca è stata un'ottima scelta, sia pure limitata al settore abitativo, ma se poi è stata accompagnata, come è stata accompagnata pochi mesi dopo, da un aumento imponente della tassazione locale patrimoniale, quegli effetti sono andati un po' a perdersi, anche se nel corso degli ultimi anni è diminuita in particolare un'aliquota, quella per i contratti cosiddetti concordati a canone calmierato, e quindi lì la situazione è leggermente migliore. Grumetti, torno dall'avvocato Spaziani Testa tra pochissimi istanti, però allora, a sentire la tassazione con questi livelli mostri di cui ci ha parlato Spaziani Testa, mi sa che saranno in pochi ad affittare in chiaro il divano di casa o la stanza in più a Milano per l'Expo 2015. Invece questa ovviamente è la strada da percorrere. Allora, consigli pratici per chi avesse una stanza da affittare e volesse approfittare del trend dell'Expo 2015 e quali sono anche le pratiche burocratiche che bisogna rispettare. Allora, innanzitutto preparare dei contratti dove viene individuata la stanza e specificarlo nella planimetria allegata al contratto. La seconda cosa da fare è specificare nel contratto l'uso delle parti comuni, ovvero sia la cucina, il bagno, se si può usare, se non si può usare. Quindi è necessario specificarlo nel contratto e questa cosa menzionarla poi anche nella pubblicità che viene fatta. Non dimenticarsi che nella pubblicità che viene fatta inserire sempre la prestazione energetica per non incorrere nelle sanzioni. Questi sono i principali contratti. Scendiamo poi il contratto ad uso affittacamere, che è un'attività imprenditoriale che esula dalle nostre competenze, mentre per l'attività dell'affitto per breve durata, ancorché breve durata, ma anche per affitti di più mesi, perché c'è gente che per Expo si ferma l'intera durata, quindi suggeriamo poi di naturalmente registrare i contratti, che è un obbligo, e vanno pagate il 2% che viene abitualmente diviso fra le parti, quindi l'1% per il proprietario di casa e l'1% per l'inquilino e il conduttore. A questa cifra poi bisogna aggiungere i bolli, che sono circa 16 euro ogni 100 righe del contratto, per due copie. Sotto quale durata posso evitare di fare il contratto? Sotto i 30 giorni, però consigliamo comunque di redigere un contratto e di farlo sottoscrivere, perché eventuali contestazioni potrebbero creare, in mancanza di un contratto, qualche problema. Tutto chiaro, andiamo dagli italiani e dalle italiane, ma i milanesi e le milanesi, peraltro alle prese negli ultimi giorni con seri problemi con i vari cortei del No Expo, hanno voglia di affittare una stanza ai visitatori dell'Esposizione Universale? Abbiamo inviato Davide Cancarini a chiederlo direttamente a loro. Ciao Carla, Expo finalmente ha preso il via e noi ci troviamo alla appena inaugurata Darsena. Siamo in compagnia di Rosalba. Rosalba, le piace la nuova Darsena? Sì, moltissimo. Cosa pensa dell'Expo che ha preso il via? Secondo lei rilancerà il turismo a Milano? Speriamo, io sono ottimista. Da questo punto di vista è stato dimostrato come di solito quando ci sono questi eventi i costi degli alberghi aumentino molto nelle città che li ospitano. Lei affitterebbe una stanza di casa sua a un visitatore dell'Expo? Sì, io ho tanti amici all'estero, solo che purtroppo non ho molto spazio. Non l'ha mai fatta una cosa del genere? No, perché ho già degli amici che ospito, non dico regolarmente, però vengono.
Secondo lei possibilità di questo tipo, cioè il fatto che i privati possano appunto affittare una stanza della propria casa a un visitatore, dovrebbe essere avvantaggiata? Dovrebbe essere avvantaggiata, sì. Così magari gli alberghi non triplicano i prezzi in determinate occasioni. Non crede però che da questo punto di vista potrebbero esserci delle resistenze appunto da parte degli albergatori? Potrebbero esserci. Però le camere a Milano non sono così tante per ospitare quando ci sono determinati eventi tipo il Salone del Mobile, la moda, è difficile trovare una stanza in albergo, difficilissimo. Ringraziamo la nostra ospite lì nello studio. Grazie a Davide Cancarini, che ritroveremo nella seconda parte. Ricoinvolgo il presidente di Confedilizia, perché prima ci ha parlato di local tax. Ormai è alle porte, diciamo, il 2016 per quanto riguarda le tasse, qualcosa ci diranno già nei prossimi mesi. La CGA di Mestre lancia già un allarme: potrebbe esserci un ulteriore rincaro. E visto il 178% di crescita delle tasse sul mattone negli ultimi 3 anni, in effetti non promette nulla di buono questa local tax. Lei ha capito qualcosa di più su come sarà? Su come sarà si sa veramente poco e quindi dobbiamo attendere. Intanto precisiamo che per il 2015, come in effetti lei accennava, la situazione rimarrà la stessa, cioè IMU e TASI, sperabilmente con maggiore chiarezza sui tempi di pagamento, ma quelli sono ormai stabiliti, mentre in passato c'è stato insomma un bel caos. Per il 2016 di local tax stanno parlando, noi stessi insomma siamo in contatto con esponenti del governo per chiedere informazioni, abbiamo notizia che se ne sta discutendo ma che non ci sia ancora un quadro chiarissimo. Quello che sembra emergere è una, purtroppo per noi, banale e mera sommatoria delle due imposte attuali, cioè IMU e TASI, mentre servirebbe ben altro. Quindi l'obiettivo sarebbe quello di semplificare, riducendola ad uno, una doppia imposta che si giustifica, anzi che non si giustifica come tale, perché si tratta di in realtà di due imposte quasi identiche. Quello che servirebbe è una effettiva riduzione della tassazione, ma i rischi di aumento ci sono non solo, come dice la CGA di Mestre, con la local tax, ma ci sono già nel 2015 con l'IMU e la TASI, perché dobbiamo precisarlo, i limiti massimi di aliquota non sono stati raggiunti, anche se sono stati avvicinati da molti comuni, non sono stati raggiunti da molti comuni, quindi c'è la quasi certezza che il gettito dell'IMU e della TASI aumenterà ancora nel 2015 rispetto al 2014, già questo è un grave rischio. E poi c'è anche con la local tax, sulla quale, ripeto, sappiamo ancora poco, il rischio di ulteriori aumenti, ma su questo bisogna attendere davvero le decisioni del governo. Da parte nostra abbiamo chiesto che almeno un minimo di attenzione sia riservata a quel settore di cui parlavamo prima, cioè degli immobili in affitto, fissando per legge dei limiti di aliquote speciali per gli immobili sia abitativi che non abitativi dati in locazione. Noi ovviamente nella sezione tasse presto torneremo a parlare di TASI e di IMU appena finita questa febbre del 7.30 precompilato che ha preso anche i vostri soldi. Grumetti, abbiamo sentito prima la nostra amica ai microfoni del nostro inviato, insomma gli alberghi non riusciranno ad assorbire tutta la domanda da parte dei visitatori dell'Expo, però attenzione alle truffe. Quindi come ci si difende se sono un italiano o sono uno straniero che vuole visitare l'Expo di Milano? Qualche consiglio pratico? Allora, mi verrebbe gioco facile dire rivolgersi a un buon agente immobiliare, perché un agente immobiliare è costituito una società e ha per legge un'assicurazione contro eventuali danni che può procurare. Quando ci si rivolge al privato, ahimè, è un po' come acquistare l'autovettura usata da un privato anziché in una concessionaria. Il consiglio che posso dare è quello di pagare non tutta la quota anticipatamente, ma limitarsi a dare una piccola caparra e poi saldare alla consegna dell'immobile dopo averlo visionato, perché non si incorra a aver visto foto e trovare poi un appartamento che non corrispondeva alle aspettative. Sempre dei consigli di buon senso che danno i nostri esperti. Torniamo dalla presidente di Confedilizia Spaziani Testa in conclusione. A proposito di possibili tagli,
Abbiamo letto su alcuni giornali che i commissari alla Spending Review, mi riferisco a Guttgart e a Perotti, avrebbero messo nel mirino anche le detrazioni sul fronte dell'edilizia. Sia questi bonus, che peraltro stanno andando molto bene, noi ne parleremo in una prossima puntata, che adesso sono al 50%, prima erano al 36%, ma secondo le prime bozze che stanno circolando dovrebbero essere ridotte le detrazioni per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie al 20%. Del Rio ha subito smentito. Siete preoccupati voi di Confedilizia, Presidente? Sì, siamo preoccupati perché in effetti si tratta di una delle ipotesi diciamo presentate dai tecnici, anche se il Ministro Del Rio ha detto che poi giustamente ha detto che la decisione politica è diversa dall'elaborazione dei tecnici, ma è bene lanciare l'allarme perché in una situazione così disastrata dell'immobiliare, con una tassazione diciamo quella ordinaria annuale che non accenna a diminuire, se venisse a mancare anche quell'ossigeno dato almeno a coloro che effettuano, quelli che si possono permettere, diciamo così, interventi di ristrutturazione di risparmio energetico attraverso queste detrazioni che producono anche effetti benefici all'economia e anche al gettito attraverso varie imposte, se venisse a mancare tutto questo attraverso una riduzione forte di queste percentuali, è chiaro che sarebbe un ulteriore colpo di grazia, anzi un colpo di grazia ad un settore che non ne ha proprio bisogno. Quindi noi insomma siamo presenti su questo argomento per far sì che questa ulteriore forma di indiretta tassazione non venga attuata attraverso la riduzione appunto delle agevolazioni di questa detrazione IRPEF. Io voglio ringraziare davvero l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, che ci ha fatto compagnia quest'oggi. Presidente, l'aspetto prestissimo. Grazie, volentieri, grazie a voi, buonasera. Così come ringrazio il presidente provinciale della FIAEP di Milano, Marco Grumetti, che ci ha fatto compagnia in questa sezione dedicata alla casa. Grazie, presidente. Grazie a voi.